che cosa consiste questa neonata associazione? Allora, questa associazione è sostanzialmente un'associazione di promozione sociale che ha l'obiettivo di diffondere nel territorio i valori e l'identità del Venezia Mestre, quindi dell'unione di due società, Venezia e il Mestre, che come tutti sappiamo è venuta nel 1987. Il nostro scopo è quello di portare questi valori all'interno di tutto lo stadio, di tutti i settori, quindi in maniera molto trasversale e in maniera molto libera e diffusa, quindi soprattutto per le nuove generazioni, perché sappiano che in questo percorso appunto c'è una storia di 37 anni di una società che è nata dalle fusioni di Venezia e di Mestre. Chi ha avuto l'idea di dare vita a questa associazione? L'idea è nata esattamente un anno fa qui a Falcade da un gruppo di amici che hanno voluto sostanzialmente produrre un primo messaggio comunicativo verso i tifosi arancio-nero-verdi attraverso un match program che poi la società ci ha gentilmente concesso di poter distribuire nelle tribune a partire da quest'anno, quindi abbiamo coperto i numeri da inizio ottobre fino alla serata, quella più magica che ricordiamo, quella del 2 giugno in cui siamo stati promossi in Serie A, quindi comprensiva dei playoff, quindi è stato sicuramente un percorso in cui ci siamo strutturati progressivamente, ma in cui attraverso questa nostra iniziativa abbiamo voluto iniziare a promuovere l'identità dell'unionista all'interno dei settori dello stadio, in questo caso qui appunto della tribuna e di chi appunto è diventato un nostro lettore. È partito già il tesseramento a questa vostra associazione? Esatto, quindi noi nel corso di quest'anno abbiamo deciso di fare salti di qualità, quindi abbiamo alzato l'asticella, come si dice in gergo, e da inizio anno abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato di recente a essere un'associazione di promozione sociale. E quindi sostanzialmente in cui il nostro messaggio è quello di diffondere il messaggio unionista all'interno del territorio per arrivare nei paesi della città metropolitana e in tutte quelle zone o comunque situazioni, possono essere le scuole o comunque anche i punti di aggregazione che possano anche aiutare a riconoscere i colori arancio-nero-verdi, quindi questo è il nostro percorso. Attraverso delle conferenze su temi che possono essere delicati, che vorremmo anche affrontare nei prossimi mesi, come il nuovo stadio, ma comunque sempre cercando di essere un veicolo per la società di identità del tifoso arancio-nero-verde, perché questi sono i nostri valori. Questo a medio lungo termine, esatto. A breve termine quali sono i vostri obiettivi, i vostri impegni, per meglio dire? Sì, allora a breve termine sicuramente c'è quello di aumentare il nostro bacino del nostro gruppo gruppo di lavoro, perché è un gruppo di persone, attraverso questa campagna associativa che ci ha visto debuttare oggi, in cui anche gentilmente il Venezia Calcio ci ha concesso di poterla iniziare all'interno del Village per poter promuovere e far aderire più soci possibili. In questa prima giornata abbiamo anche omaggiato il nostro materiale di merchandising che abbiamo iniziato anche a distribuire, in cui l'idea e l'identità è proprio l'unionista e quindi i nostri colori arancio-nero-verdi. Come la bandiera che vediamo alle tue spalle. Esatto, che stiamo cercando di far vedere, che comunque vuol sia da una parte portare la tradizione, perché insomma il leone marciano è il simbolo più alto che noi riteniamo del Venezia nel corso degli anni, attraverso i colori arancio-nero-verdi, che è la nostra realtà.